kiss for you. Fedez, scatto bollente con Chiara Ferragni e Capodanno blindato a Parma. Il rapper concluderà il suo anno magico con l'esibizione in Piazza Garibaldi. Il 2017 è stato un anno da incorniciare per Cancelletto Fedez. Il rapper ha sbancato anche con il nuovo singolo Senza pagare, girato tra il mercato di Foggia e la lussuosa abitazione di Paris Hilton. Il momento clou dell'anno è stato celebrato all'Arena di Verona con la proposta di matrimonio a Cancelletto Chiara Ferragni e Dilsi della fashion blogger. Il tour di successo, video, i 17 dischi di platino per Comunisti col Rolex e la notizia della gravidanza della fidanzata hanno reso indimenticabili gli ultimi mesi dell'anno che sta per concludersi. 12 mesi speciali che l'artista ha voluto salutare con uno scatto bollente pubblicato sul profilo Instagram. Nella foto si vede Fedez ancora con il sapone sul corpo che stringe verso il suo petto la fashion blogger. La doccia piccante è stata apprezzata dai numerosi fan della coppia social. La foto ha fatto il giro del web ed ha conquistato oltre 400.000 like. Dalla proposta di nozze alla gioia per Leo. Da rilevare che il rapper ha accompagnato lo scatto con un commento in cui riassume il suo 2017 d'oro. Un anno incredibile, e ora 2018 tocca a te. Nel futuro immediato c'è un fiocco azzurro da posizionare davanti l'appartamento di Milano per l'arrivo del piccolo Leo. I prossimi saranno mesi intensi per il cantante che dopo essere diventato papà si esibirà a San Siro con i Lungax prima di celebrare le nozze con Chiara Ferragni, video. Prima di tuffarsi in nuove avvincenti sfide Fedez concluderà l'anno a Parma con il concerto di Cancelletto Capodanno in Piazza Garibaldi. Il 28enne entrerà in scena poco prima della mezzanotte e scandirà il countdown di Benvenuto al 2018. Successivamente il rapper sarà protagonista di un live tra vecchi e nuovi successi prima di cedere il passo al giovane di Il Lunga Chiamo, alias Francesco Chiamulera. In Emilia l'ultima esibizione dell'anno. Per l'evento sono state predisposte ingenti misure di sicurezza con la chiusura della piazza dove si terrà l'evento dalle 14 alle 20 del giorno di San Silvestro per predisporre la bonifica dell'area. Punti di controllo saranno posizionati su via Cavour e via Garibaldi per evitare che vengano introdotte lattine, oggetti pericolosi, bottiglie e fuochi pirotecnici. Per evitare caos e resse saranno installati display che aggiorneranno in tempo reale la situazione relativa all'affluenza e la disponibilità di posti. Predisposti anche presidi sanitari in virtù del notevole afflusso di persone che seguirà la manifestazione di fine anno in Piazza Garibaldi.